A Napoli, a Piazza del Plebiscito, fino a lunedì, futuro remoto, in anteprima le nuove iniziative di Città della Scienza. Andiamo a vedere con Margherita Rosciano. Folla incontenibile in piazza del Plebiscito per la 30ª edizione di Futuro Remoto, Città della Scienza. Operatori, tutte le istituzioni napoletane, ma sono migliaia i ragazzi delle scuole. Intorno a me quelli della Fiorelli di Napoli e poi alle mie spalle nove i padiglioni, il liceo scientifico Brunelleschi di Afragola. C'è Rosa che sta provando la realtà virtuale. Com'è stato questo viaggio? Bellissimo. L'avevi mai provato? No, mai provato. Vi saluta e a fianco a me c'è Luigi Amodio che è il direttore appunto di Città della Scienza. Tutto questo perché a marzo partiranno Corporia il Planetario, le novità di Città della Scienza, i viaggi virtuali. Ma pensiamo ad oggi, anzi fino a lunedì, Città della Scienza a Piazza del Plebiscito. Sì, intanto proprio questa installazione, quella provata da Rosa, sarà poi a Corporia ed è un modo per spiegare come funziona il sistema cardiocircolatorio, quindi sempre appunto in maniera interattiva. Quello che vorrei far notare è che intorno a me, oltre ai ragazzi, ci sono tanti ricercatori, c'è l'Istituto dei Tumori, c'è Telethon, ci sono le università e loro questa piazza, diciamo, più che nostra. Perché è la piazza dove la ricerca napoletana incontra per 3 giorni la cittadinanza, come sta accadendo ora. Tante appunto le iniziative, ci saranno anche quelle come reazione a catena, tutti insieme per mano proprio per provocarle queste reazioni e anche naturalmente per chiedere i fondi per gli istituti come il vostro e per la ricerca. Sì, è molto importante che le persone capiscano che la ricerca scientifica va sostenuta. Spesso le persone la collegano immediatamente alla ricerca medica e questo è intuibile, ma la ricerca scientifica è importante perché influisce su tutti gli aspetti della nostra vita. Tante invenzioni, come per esempio il web, che noi usiamo ogni giorno, è stato scoperto al CERN di Ginevra e il CERN, come tutti sanno, è finanziato con soldi pubblici, con, diciamo, le nostre tasse. Quindi è importante che vengano investite risorse sulla ricerca. E allora fino a lunedì mattina tutti a Futuro Remoto in Piazza del Plebiscito a Napoli, senza dimenticare Città della Scienza ovviamente, la Piazza del Plebiscito è tutto.